Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo terzo appuntamento del Festival del Noir. Benvenuti. Il Festival del Noir è un'occasione unica per gli appassionati di thriller e crime che vogliono approfondire un po' la loro conoscenza sul genere e poi verremo catturati da atmosfere oscure e coinvolgenti. Questa sera presentiamo il libro di, oserei dire, un personaggio poliedrico, autore, ovviamente scrittore del libro che ci presenta stasera, di cui parleremo, in questo appuntamento, ma anche fotografo, musicista, youtuber, dunque. Darei il benvenuto a Andrea Ansevini che ci presenta il suo libro Notte nella saieria. Buonasera a tutti. Benvenuto, Grazie. benvenuto. Domenico, Ok. ci Grazie, introduce. buonasera a tutti. Buonasera. Anche questa sera, insomma, siamo riusciti a portare un po' di persone al parco e ci fa molto piacere. Avremo questa sera dei personaggi particolari che avevamo intenzione di presentarli all'inizio, all'inaugurazione, ma qualcosa non ha funzionato e quindi li faremo venire adesso. Allora, in attesa, scusatemi che il telefono, questa è una cosa che non ci vorrebbe mai, ma Ci sono gli imprevisti della diretta. Vabbè, praticamente stiamo aspettando in realtà il vicepresidente dell'Avis perché questa sera Marcello non poteva venire perché era impegnato. Non appena arriva gli faremo dire qualcosa. Intanto però vogliamo presentare Pier Manni, lo facciamo venire qui, c'è un motivo ben preciso. Perché lui è qui questa sera, ti ringrazio che hai accettato il nostro invito. Adesso ci spiegherai meglio, però sappiamo che il parco ha preso il nome dal tuo libro e poi presenteremo chi ha realizzato il dipinto alle nostre spalle e diremo il perché di quel dipinto, che cosa rappresenta tu. Io adesso vorrei che tu dicessi due parole sulla tua attività. Sappiamo che adesso ti sei diplomato, stai andando addirittura a Parigi a fare l'università. Ecco, di due parole di te e dei tuoi libri che hai pubblicato, ma insomma, brevemente, ecco, Va grazie. benissimo. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Matteo Piermanni e sono un autore del territorio. Bravo, bravo, complimenti. Questa sera sono qui perché sono stato invitato e perché questo parco, che si chiama Il Giardino dei Colori, è proprio dedicato a uno dei tre libri che ho scritto e che si chiama proprio Il Giardino dei Colori e che ha esattamente questa copertina che è stata realizzata da lui, da Omar Pellini. Allora, sono stato molto felice che questo parco abbia preso questo nome perché la trama del libro, molto in breve, parla di inclusione, perché parla di razzismo e di bullismo. Quindi mi piaceva l'idea che ci fosse un parco dove tutti i bambini, chiunque, potesse giocare senza pregiudizi, senza nessuna distinzione, tutti insieme, proprio creando un giardino dei colori, nel senso una comunione tra tutti, un giardino in cui convivono diverse tradizioni, dove convivono diversi bambini, dove convivono quindi anche diverse abitudini tra di loro. E quindi mi piaceva proprio questa idea dell'inclusione, che spesso è un tema di cui si parla, sì, ma che è sottovalutato, ma che in realtà dovrebbe avere una grande rilevanza, specialmente in una società come quella di oggi, che è molto multietnica, in cui ci troviamo ogni giorno a contatto con diverse culture. E quindi ritengo che sia molto importante tutto questo. Ho scritto questo libro e in tutti i miei libri, più che altro, sia per passione sia per necessità, perché io in primis sono stata vittima di bullismo e quindi la scrittura per me è stata anche una terapia e attraverso la quale ho potuto mettere tutto me stesso all'interno dei miei libri e
e ho potuto in un certo senso fuggire dalla condizione di sofferenza. E quindi i miei libri sono un po' miei figli e sono allo stesso tempo delle parti di me in cui in ogni libro è nascosta una parte di me, e quindi in ogni libro si trova qualcosa di me, anche nel Giardino dei Colori, anche nei primi due libri che ho scritto, in tutti i libri. E in più i libri hanno un fine benefico, perché tutti i proventi derivanti dalla vendita dei libri andranno in beneficenza al Bambino Gesù, proprio per questa idea che io porto avanti in tutti i libri. A noi fa molto piacere che ci siano persone come te qui a Ciantabuchi, a Montebrandone, che insomma ha un valore aggiunto per questo paese. Grazie. Ti ringrazio. Io vorrei invitare anche Omar Pedrini qui. Omar Pedrini è quella persona che ha realizzato il disegno che c'è dietro. No, allora ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda così. È acceso, sì. Faccio una domanda, così magari ti riesce più facile. I personaggi che hai rappresentato, pensi che corrispondono al desiderio di Matteo, a quello che voleva proprio rappresentare? Beh, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Per quanto riguarda i personaggi, sì, sicuramente, anche il fatto che siano diverse tipologie di figure, sì, sicuramente. Spero di essere riuscito, sì, anche nei colori, che non erano in la copertina, insomma, non era colori, di essere uscito nell'intento. Beh, i colori te ne intendi, ci provo, dai. Quindi, vabbè, insomma, praticamente un connubio tra arte e cultura, insomma, ben riuscito. Io vi ringrazio. Grazie a voi ancora. Persone così ce ne vorrebbero molti di più. Complimenti all'artista, complimenti a Matteo, un grande esempio per tutti, per noi che siamo, diciamo, suoi concittadini, ma insomma spero che il tuo successo ti porti nel mondo, quindi un grandissimo in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri, assolutamente. Allora io volevo aggiungere in seconda battuta, visto che abbiamo presentato la location, chi ci accompagnerà in questa serata. Abbiamo dei lettori speciali, siamo onorati che ci vengano a trovare nuovamente, e parlo di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. Benvenuti. Grazie. E grazie mille per accompagnarci in questo oscuro viaggio in cui ci porterà Andrea. Inoltre, come potete vedere, verranno illustrate anche le opere delle pittrici, la Maria Francesca De Laurentiis e Barbara Torquati, quindi più avanti Italo Puccini, pardon. Quindi più avanti, insomma, ce le illustreranno. Va bene, innanzitutto vorrei aggiungere qualcosa. Patrizia Giardini è stata la voce recitante di una delle mie poesie. Ti ringrazio. Interesse. Sono meravigliosa. Ti ringrazio. Grazie a te, Domenico, per la fiducia. No, va bene. Fiducia ben riposta. Grazie. Va bene. Iniziamo con il presentare Italo Puccini. Italo Puccini è un grande artista, veramente. Sarà con noi in una mostra speciale che faremo in Ascoli, ma veramente i suoi dipinti e le sue realizzazioni tecniche lasciano veramente con il fiato sospeso. Benvenuto, Italo. È bravissimo. Buonasera a tutti. Ecco, descrivici brevemente le due opere che hai portato. Sono un po' complicato. Il surrealismo non è facile. Non è per tutti. Comunque, allora, il primo che vedete sulla sinistra. Sì, il microfono qui, però. Il microfono vicino alla. Non è un dipinto. Un'elaborazione fotografica eseguita da me, i particolari con la Repress, e poi dopo Photoshop, ci ho sempre pensato io. Adesso ho smesso di farli per il semplice motivo che è uscito un programma dove basta che gli dici quello che vuoi, te lo fa in 2-3 secondi. Qui ci sono 15 fotografie, poi sono state elaborate, è uscito fuori il nido. Perché il nido? Perché lo feci qualche anno dopo che fu fatta la fiera a Milano, questo sarebbe stato l'albero della vita.
invece ho preferito non star dietro alla massa, che tutti quanti dipingevano l'albero della vita. Adesso come adesso, forse il nido non è il titolo adatto, però insomma dà un'idea di quello che è, cosa vuol dire il nido. Un raccoglitore di vita, giusto? Qui c'è un pochettino di tutto. Anche perché quella donna è alata, sì, ma c'ha la testa dell'aquila. Noi sappiamo tutti che l'aquila è un animale che riesce a guardare il sole direttamente, senza mettere uno schermo davanti. Io come sole ci ho messo gli ingranaggi di un orologio, indica il tempo. È da vedere, ognuno poi può prendersi lo spunto che vuole, l'interpretazione che vuole. Non è semplice neanche per me che l'ho fatto comunque. Invece questo qui, il secondo, è un olio su tela, e in pratica rappresenta la presunzione. Io ho intitolato Sfida Celestiale, perché a ballerina non è un mestiere qualunque. Già farlo, già essere ballerino vuol dire che insomma sei abbastanza, come si dice, elevata al... non fa il meccanico per chi, non so cosa per me. Sì, da chi? Un angelo. L'angelo guarda, come dire, guarda, sono pronto, c'ho anche le scarpette pronte. Cioè, non mi sfidare, la perdi, oppure la pareggiamo, cioè dipende. Tutto così. È interpretato anche questo, insomma, bisogna andare lì, dargli un'occhiata e vedere quello che ognuno di noi trova, vede e si fa le sue conclusioni. C'è una piramide. La piramide per me è il simbolo dell'enigma. Cioè, molti dicono la Sfinge, no, è la piramide, non sa mai cosa c'è dentro, in effetti è anche un, come si dice, un punto di protezione. Si dice che sotto la piramide si dorma meglio, oppure cioè, bisogna starci. Se voi fate caso, c'è sempre un navetto. Molti dicono la mia firma per via del mio cognome, no? No, in pratica sempre messo per ultimo il simbolo della nascita, cioè finito questo ne nasce un altro, cioè, andiamo sempre avanti, insomma il giro continua. Ci auguriamo che continui a lungo, perché veramente sono meravigliosi e molti complimenti. Grazie Italo, grazie. Si offre moltissimi spunti di riflessione, poi è bella questa cosa che passiamo alla prossima interpretare. E allora vogliamo introdurre Maria Francesca De Laurentiis. Lei dice di sé: io voglio catturare l'emozione di chi guarda le mie opere, no? E arrivare al cuore della gente. Sicuramente è quello che vorrei. Poi buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori per questa bellissima serata e per avermi invitato. Grazie a Enrica e grazie a Domenico che mi avete invitata qui. Allora, io ho portato due dei miei dipinti, naturalmente riguarda un pochino, è un po' emblematica e riguarda un pochino la mia espressione, perché questo è quello che rappresenta un pochino me, ecco. Allora, sono due dipinti ad olio su tela, e partiamo dalla prima. Questa qui è una donna, mi tolgo perché è troppa luce sugli occhi, mi viene. Allora, questa è una donna molto, io l'ho voluta fare perché chi mi conosce sa che spesso faccio, rappresento queste figure femminili. Questa qui con un cappello a larghe falde,
quindi una donna elegante, con un vestito elegante bianco, e l'ho chiamata, l'ho intitolata sensualità. Sensualità perché io la trovo la sensualità sotto la sua mano, perché è una donna molto vestita, molto ben vestita, però ha questa mano che copre una parte del seno. E questo coprire e non coprire, che in un certo senso è un pochino promettente, perché promette, secondo me, no? E l'ho intitolata sensualità. E poi, quello il secondo, quest'altro invece era, l'ho tratto da una foto fatta mio figlio, perché è mio figlio con la fidanzatina. E gli ho fatto una foto a sorpresa, perché loro non se ne sono accorti. Dopodiché ho pensato, siccome mi piaceva questa foto, dico, questa la immortaliamo e ci facciamo un dipinto. E così è venuto fuori anche questo dipinto. E allora, io quello che voglio dire è solo questo, che allora, per me dipingere è un atto d'amore. Un atto d'amore perché, allora, prendiamo il pennello, il colore, lo mettiamo sulla tela e esprimiamo il nostro amore. Perché io qui esprimevo amore, devo dire la verità, soprattutto nel dipingere mio figlio con la fidanzatina. E quindi, secondo me, è un atto d'amore che noi pittori diamo alla tela e riceviamo dalla tela, perché secondo me è una trasmissione di sentimenti e di amore, secondo me. È un dare e avere, esatto. È un dare e avere, è proprio quello che io sento quando dipingo. E l'unica cosa che vorrei è che per me, io provo queste emozioni nel farlo. Mi vengono restituite con la tela, ma mi piacerebbe tanto che chi le guarda, l'osservatore, potesse avere almeno in parte un po' di queste emozioni. Questo è il mio intento. Grazie e buonasera e buona continuità di serata. Grazie mille, Francesca. Grazie mille e molti adesso. Complimenti. Beh, sì, sicuramente l'amore che metti nelle tue opere ci viene trasmesso e poi si sente anche dalla passione con la quale le descrivi, quindi grazie per questo tuo operato meraviglioso, grazie. Complimenti. Va bene, invitiamo la terza, prego. La terza artista, Barbara Torquati, che buonasera. È un'allieva di Cesare D'Antonio. Grazie. Che sarà con noi anche ad Ascoli, occhio, quindi occhio. Facciamo presentare la sua opera. Allora, grazie a tutti per essere qui, grazie per l'invito. Si sente? Grazie per l'invito. Allora, io ho portato un quadro un po' particolare sui generis. È stato realizzato nel 2019 in occasione del 500° della morte di Leonardo da Vinci, quindi era in un contesto particolare, per cui è un po' strano. Io frequento lo studio d'arte Misul del maestro Cesare D'Antonio, che quell'anno appunto organizzò una mostra a San Benedetto su Leonardo da Vinci, e quindi ognuno di noi, tutti i frequentatori di questo laboratorio, aveva il compito di elaborare la propria visione di Leonardo e rappresentarlo in un'opera, con un quadro, con una scultura. Io ho fatto un quadro figurativo, cioè ho lavorato tantissimo di testa principalmente, perché ho voluto rappresentare Leonardo da Vinci come un veggente. Lui è stato un grande artista, la prima cosa che viene in mente quando si pensa a lui è questa, ma è stato anche un grande scienziato, un osservatore della natura, della realtà, che ha utilizzato sia per le sue opere sia per altri scopi, per cercare di capire se da lì potevano partire altre ricerche. Quindi il quadro ha uno sfondo che è quello della Gioconda, che umilmente ho rappresentato, e ho fatto una fatica immane a fare perché è stato difficilissimo. Ha una sfera. Sì, ma appunto, e poi ci tenevo a portarlo perché
dopo il 2019, come tutti sappiamo, siamo stati relegati in casa e così questo quadro non ha girato per niente, quindi stasera mi faceva piacere portarlo qui. La sfera di cristallo è un'esclusiva, allora è un'esclusiva, solo una mostra fatta. La sfera di cristallo con cui io volevo far vedere, insomma, che lui prevede il futuro, è tratta dal quadro Salvator Mundi, che è la rappresentazione del Cristo che lui ha fatto con questa sfera di cristallo in mano. È identica al quadro, proprio quella che sembra sabbia in realtà è il riflesso della mano di Cristo che la tiene. E poi lui ci fa i tarocchi con le sue, con i suoi tarocchi che sono i suoi quadri, ma in mano ha la carta principale che dà il titolo all'opera, che si intitola Io ho visto cose, che prende il spunto da un film famoso, insomma. E infatti in mano ha la raffigurazione dell'ornitottero, che è la macchina volante che lui ha realizzato osservando il volo del nibbio, quindi aveva visto oltre, cioè aveva utilizzato, diciamo, quello che aveva per poter guardare oltre e per far sì che anche noi potessimo immaginare un futuro diverso. Questo. Grazie. Sicuramente la fatica che hai posto nel realizzare questo quadro assolutamente. Grazie. Spero che avrai molte più occasioni di portarle in giro, visto che ahimè realizzato in un periodo, ma sicuramente perché merita. Dunque, grazie. Un grande in bocca al lupo per quest'opera e per quelle future che verranno, visto il grande impegno e dedizione che impieghi nel realizzarle. Grazie. Grazie a voi, grazie. Okay. Adesso ci immergiamo nel libro, ma prima di fare questo volevo ringraziare l'amministrazione comunale per lo spazio che ci è stato dato e l'Avis, che questa sera è rappresentata da Moreno Capomaggi, per la collaborazione. Purtroppo Marcello Fratini questa sera non è potuto venire. Adesso comunque ci sei tu che rappresenti l'Avis. Va bene, adesso ci immergiamo completamente nel libro e passiamo alla prima domanda che Sonia vuol fare all'autore. Allora, Andrea, innanzitutto io ho avuto modo di leggerlo, adesso non posso spoilerare ovviamente, però devo dire che ti viene proprio da leggerlo tutto d'un fiato, perché è talmente ricco di eventi, quindi come guardare un film, no? Non vorresti mai smettere sul più bello, dunque ti porta proprio a leggerlo tutto d'un fiato. E allora direi che quello che come prima cosa, qual è stata proprio la tua fonte di ispirazione, perché anche è un'ambientazione particolare, no? Diciamo un'acciaieria, esatto. In questo caso non in Italia ma in America, in ambientato America. A Pittsburgh. Esatto, la motivazione proprio perché io, siccome prendo spunto dai fatti che capitano tutti i giorni in Italia, anziché ambientarlo in Italia come ho fatto gli altri libri, ho detto prendo i fatti in Italia e me li ambiento in America. E il motivo sono stati i classici incidenti, infortuni sul lavoro che sono sotto le notizie oggigiorno quotidianamente, perché purtroppo capitano tante morti sul lavoro, tanti incidenti, purtroppo alcuni seri, alcuni mortali, e quindi ho preso spunto da questa cosa qua. Bene, poi anche insomma devo dire che ricco di personaggi. Sì, molti personaggi, molti colpi di scena che ne capitano veramente tante, veramente. In questa cosa. E ognuno particolarissimo, perché ogni personaggio ha una sua storia, una sua personalità che si intreccia, no? Veramente. Sì, si intrecciano tra di loro, tra altre persone varie, capitano all'interno della stessa acciaieria, finché purtroppo succedono gli interrogatori, perché lo diciamo, questo lo posso dire, viene ritrovata una mano e non si capisce di chi è. E quindi non posso dire tutto, però scoppia il caos tra gli operai e interviene appunto il tenente Denver a fare chiarezza e scoprire a chi appartiene. E si scopriva chi più chi meno, c'erano tutti con questa persona che purtroppo è morta dentro questa acciaieria. Però devo dire che al di là della storia intrecciata benissimo, queste trame intricate, proprio il crime, no? Che viene fuori, ma devo dire che alla fine ci sono anche degli spunti di riflessione, che è molto bello, perché non si limita ad essere un noir, un thriller, insomma, ma anche delle riflessioni sulle proprie scelte di vita,
Dunque, ovviamente, in quel contesto basato sui personaggi, ma che poi ognuno può riportare a se stesso. Sì, chiunque ci si può ritrovare, perché io nei personaggi ci metto appunto, come detto, situazioni... Pile, finite? Sì, come stavo dicendo, ci metto personaggi che tratto la vita di tutti i giorni e chiunque ci si può ritrovare. Tra cui io, siccome ho anche l'abitudine di mettermi dentro tra i personaggi, mi ci sono messo anch'io sotto un'altra veste, però con un nome e cognome inglese, mi faccio chiamare Jacob Wright, che è un operaio che ha la passione per la scrittura. E quindi ho voluto mettere dentro questo personaggio un po' particolare, che purtroppo lui si distrae spesso sul posto di lavoro, diciamo, lo sorprendono spesso a scrivere, lui purtroppo verrà anche licenziato da questa acciaieria. Poi lui anni dopo svelerà quello che è veramente successo, che non si può dire perché il segreto è lì. Allora, diciamo che non vogliamo spoilerare, ma stai spoilerando pure dopo. No, non si capisce più di tanto ancora. Vabbè, no. C'è tanto da dire. Va bene, adesso dopo facciamo una riflessione. Grazie, è arrivato il tecnico, è intervenuto. Poi... Facciamo un applauso. Il bello della diretta. Adesso, dopo magari facciamo delle riflessioni tecniche sul libro e sì. Ne parliamo. Adesso però abbiamo la lettura. Sì. Chiamiamo Marcello Mascoloni e Patrizia. Facciamo un'introduzione per farvi introdurre dentro questa acciaieria quello che praticamente ha visto questo Jacob Wright. Lasciamoci trasportare da queste voci meravigliose. Prego. Big black train coming on the track. Scusate, ma dobbiamo regolare i volumi. Ciao, mi presento. Il mio nome è Jacob Wright e lavoravo come operaio e addetto al primo soccorso presso l'acciaieria Iron Vision Corp. Ti dico, lavoravo, perché tempo fa sono stato licenziato dal nuovo datore di lavoro subentrato al precedente per una storia che ha davvero dell'incredibile e che tra poco ti andrò a raccontare nelle pagine che seguiranno. Nessuno conosce questa storia particolare, a parte le persone con cui ho lavorato quasi 10 anni, le quali sanno tutto. Per il resto, nessun'altra persona ne è stata mai a conoscenza, fino in fondo, nei minimi particolari. La mia psicologa dice che sono un anonimo, come altre persone che si sono trovate nella mia condizione. Sono sicuro che tu che sei nella lettura ti starai domandando: ma davvero ha una psicologa? Oppure cosa mai gli sarà successo per andare da una psicologa? Ok, ti rispondo subito. Esatto, ho una psicologa. Devi sapere che questa storia mi ha davvero sconvolto in tutti i sensi, ma i motivi te li racconterò un po' per volta nelle pagine che seguiranno. Per chi non sapesse cosa sia un anonimo, lo spiego subito in 2 righe. È una persona di cui nessuno sa l'esistenza, o almeno così dice lui. Ma io sinceramente non ci credo, perché, come detto, dove lavoravo mi conoscevano proprio tutti. Tuttavia, la mia vita non è stata sempre così. È vero che ho degli alti e bassi, come del resto li abbiamo tutti. Spesso le cose si superano, ma per questa ci vorrà tempo. Dove lavoravo prima ero stato distrutto in tutti i sensi dal mio superiore Bob Springsteen, ma nulla a che vedere con il famoso cantante Bruce the Boss. Non ha distrutto solo me, ma anche tutti gli altri con cui ho lavorato. E chi più chi meno eravamo tutti finiti sotto la sua mannaia. Nonostante ciò, ho imparato a rimettere i pezzi a posto, nonostante sia rimasta ancora qualche cicatrice di ricordi, perché al di là del suo comportamento sono andato sempre avanti fregandomene, e solo così ho imparato a sopravvivere alle sue angherie. La sfortuna volle per lui una fine molto tragica, quella che nessuna persona penserebbe mai. Ebbene, anche a seguito di questa disgrazia, nonostante la sua morte, indovinate chi fu accusato? Sì, nemmeno a farlo apposta ad essere accusato fui io.
dimmi la verità, eh? Ti sto mettendo curiosità. Scommetto che vorresti sapere com'è morto davvero. Basta, non posso più continuare a raccontarvi tutti i particolari di questa storia, altrimenti non avrà più senso leggere questo libro che hai tra le mani. Quindi inizio senza indugio. Dopo il primo impatto, così leggermente confusionario, per una serie di portare avanti delle notizie sparse, e vorrei ritornare all'origine del libro. Cosa dobbiamo aspettarci da questo libro? Che genere? Diciamo. Non era questa domanda. Vabbè. Il genere è, secondo me, si avvicina molto al genere di Conan Doyle. Che aveva creato un personaggio anche ad Agatha Christie, cioè alla fine del romanzo si ha sempre quell'incontro con tutti i personaggi che fanno parte di questa storia. Ecco, è un libro che funziona in questo modo. Allora io ti chiedo una domanda semplice, poi andremo un po' su più complicato. Di questi personaggi che hai descritto, magari hai messo in mezzo qualche tuo conoscente, o magari non ti era simpatico, che magari... In un certo senso, diciamo di sì, c'è, perché è sempre qualche elemento biografico che mi riguarda, quindi in un certo senso sì, però mi stanno tutti simpatici, chiunque sia, però questo qui ho preso spunto da una persona, non posso fare nome e cognome, mi sono ispirato a una persona che esiste veramente. Nomi sono assolutamente casuali. Un riferimento puramente casuale, però esatto. Non li voglio fare. Proprio spunto da una persona che è successa veramente, che è esistita veramente, che purtroppo dove stavo è successa, diciamo, purtroppo che diciamo si approfittavano molto, diciamo mi davano sempre da dire, quindi ho preso spunto da una situazione un po' vecchia, passata, cioè, che ormai però, non fa più parte di questa cosa. Era una vecchia cosa che ti era accaduta, insomma, quindi l'avevo... Sì, beh, non è che venivo, tra virgolette, come capita a lui, che diciamo verrà preso di mira proprio, però questo qui, diciamo, poco ci mancava. E ti sei vendicato, insomma, sul libro. In un certo senso sì, tanto il libro è pure anche, come abbiamo detto, dare libertà a sfogarsi, quindi mi sono un po' sfogato scrivendo. Va bene, insomma, praticamente, ecco, allora fino alla fine lasci il dubbio. Sì. Mi dico solo che una volta questo qui mi stavo riprovando per una cosa che ho combinato, a quel punto io ho risposto tranquillamente che secondo me nulla fosse, visto che a me piace risolvere le cose con le buone maniere, anzi si è incavolato pure di più, si è incavolato, gli ha fatto l'effetto contrario. A volte le domande più semplici, no? Eh sì, infatti, io stavo lì tranquillo, lui invece anzi è diventato tutto rosso, è diventato un peperone, è diventato, no, che vedeva che non gli davo conto. Una domanda magari mi vede da Facebook, mi licenzia da qualche parte che mi aspetta fuori. No, magari da una domanda semplice si va a toccare dei punti particolari, personali, che magari... Sì, perché ci sono anche alcuni nomi, non sono messi così a caso, ma prendono spunto anche di persone che sono esistite e esistono veramente ancora. Ma noi sottolineeremo solamente il fatto che tu hai abbinato dei nomi di musicisti. Anche, come abbiamo detto prima, Bob Springsteen, un miscuglio tra Bob Marley e Bruce Springsteen, c'è il tenente Denver, mi sono ispirato a John Denver, quindi questi cantanti americani. Per la musica, esatto, sai? Perché la musica è un'altra mia passione che ho da sempre. Sonia? Complimenti. Grazie. Allora, io direi, ma quali sono le sfide e le soddisfazioni di scrivere un noir? Le sfide, diciamo, mi piace perché mi piace mettermi in gioco per come scrivo io, quindi è una sfida quando scrivo prima di tutto contro me stesso, poi dopo mi piace portare quello che scrivo alla gente e quando la gente mi legge mi fa piacere, sai che ho letto questo libro, mi è piaciuto, e quindi arrivare da me al pubblico. Poi io spesso quando scrivo alcune cose mi capita anche di emozionarmi e mi dico, se mi emoziono io sicuramente si emoziona anche il pubblico. Infatti un altro libro che ho pubblicato con un'altra casa editrice, che ho pubblicato questo libro, c'è un passaggio un po' particolare, la mia editrice quando l'ha letto mi ha detto gli sono scese le lacrime addirittura. E quindi non può che avermi fatto piacevole, dico, ho toccato proprio quel punto che l'ha fatta commuovere. Ma quindi tu ti terrai su questo genere o magari ci sorprenderai con altre cose? Prossimamente vi sorprenderò adesso dopo l'estate con un libro invece che sarà tratto da una storia vera e sarà una storia anche molto molto toccante. Allora lo aspettiamo. Che sarà un fatto veramente successo diversi anni fa.
e non ci dice altro. Allora, diceva Dario Argento che lui nei suoi film metteva le sue paure più profonde, quindi le descriveva proprio come le viveva, no? Ecco, è la stessa cosa anche per te? In un certo senso sì, non è che ho paura di tutto, però ogni tanto qualche piccola fobia però ce l'ho, però diciamo è un modo di esorcizzare e trasportarla lì, metterla su carta, anche perché scrivere propedeutico aiuta pure a tirarsi su di morale se qualcosa non va, se c'è qualche problema può esternarlo lì senza magari andarne a parlare di destra e sinistra, e quindi è un modo anche questo per dare sfogo ai pensieri che uno ha, per evadere da realtà e stare solo concentrato lì. E quindi il libro si sviluppa anche in questo senso, sei un po' narratore e sei un po' vittima della... Esatto, in un certo senso sì, un po' e un po'. Cioè sì, sempre dentro al libro qualcosina che mi guarda, c'è sempre Andrea quello che scrive, quello che è sposato appunto con Adele, in questo caso io l'ho messa con una psicologa, però lei non è che psicologa, però mi aiuta molto se mi serve qualcosa, riguarda, scusa, magari mi devo inventare un nome di un personaggio, mi dice un nome maschile o femminile, oppure lei quando dopo li legge, guarda, mi dice magari, psicologa. Qui magari non va bene, qui dovresti aggiustare, quindi mi dà dei consigli e non posso che ringraziarla, perché io la definisco sempre la mia musa ispiratrice, non posso che ringraziarla qui davanti a tutti. Un grande supporto. Molto, dopo dovunque vado è sempre presente, dove può essere presente per le fotografie e per i video, quindi non posso che ringraziarla sempre per Bravi, tutto quello che fa. Grazie. E soprattutto per la supportazione e sopportazione anche. Vedi. Comunque secondo me è un po' psicologo, sai, per stargli dietro, no? Va bene, quindi, allora. Fai vivere le tue paure anche a lei, insomma. Sì, infatti. Dopo una volta ho scritto un passaggio sul libro, è successo veramente che io ho scritto un passaggio nel libro un po' particolare, un po' horror, una notte mi ha detto che mi ha sentito, che parlavo con la voce strana, il giorno dopo l'ho scritto dentro al libro questa cosa, che parlavo e non ha capito niente quello che ho detto, però ho messo una voce un po' così, mi sono messo una cosa così dentro a questo libro, ho preso spunto nella cosa che mi ha detto, e ci ha finito veramente questa cosa, dentro a un futuro libro. Adesso capiamo la seconda lettura. Sì, ascoltiamo nuovamente. La nuova lettura, sì. Marcello e Patrizia con la seconda lettura. Intanto ci è venuto a trovare un simpaticissimo gecko nel murales. Porta fortuna! Porta fortuna, è viva! Un animaletto molto utile. Facciamo l'applauso al gecko, che porta fortuna a tutti. Io faccio poi a voi pubblico. Grazie per essere qua. Un appassionatissimo di lettura. È un ospite speciale. Venerdì 23 febbraio 1968, ore 13:35. Oh mio Dio, venite presto, venite a vedere! La voce della giovane impiegata Hillary Rednex risuonava all'interno dell'acciaieria Iron Vision Corporation. Era un inizio pomeriggio di primavera. Nonostante il sole splendesse nel limpido cielo azzurro, l'aria era ancora fredda e gelida. Per la strada circolavano pochissime macchine. Un silenzio di tomba fino a poco prima avvolgeva tutta la fabbrica. Se non fosse stato per il suo urlare incessante che stava attirando l'attenzione degli operai, alcuni dei quali in quel momento erano in sala mensa e altri ancora al lavoro nell'alto forno 2, tutto procedeva come sempre, secondo la solita routine quotidiana, contraddistinta dalle varie fasi di lavorazione. No, non è possibile. Venite subito, vi prego. C'è qualcuno che mi sente. In distanza si sentiva il suo urlo incessante e straziante che continuava a gran voce a chiamare aiuto. Allora, c'è qualcuno che mi sente. Grazie, sembra sempre di essere dentro il libro, meraviglioso. Troppo buona. Allora, io mi chiedevo proprio perché proprio ambientare questa storia in un'acciaieria. Hai preso spunto da qualche altro libro, da qualche notizia, da qualche cosa? No, mi è venuto così per puro caso, visto che altri libri precedenti l'ho ambientati sempre più o meno nella zona dove vivo, qualche posto qua attorno, tra Marche, Abruzzo, qualcosa, diciamo anche al nord Italia, così per fare una cosa diversa ho detto ambientiamolo in America, non ci abbiamo mai messo niente e ci proviamo. Per la passione alla musica, come abbiamo detto, alcuni cantanti appunto che seguo, che sono tra i miei preferiti, allora ho detto lo facciamo in America, così per puro caso è venuto.
E ho visto pure, tra le altre cose, io ho fatto il tecnico, quindi lo so di queste cose, ho visto pure che fai dei riferimenti tecnici pure su dei nastri, su che si possono spostare. Cioè questo normalmente è una persona che lavora in fabbrica, che ha conosciuto la fabbrica e quindi sa di questi problemi che accadono normalmente. Sì, queste cose mi sono documentato, sono andato a leggere vari articoli, come funziona dentro un'acciaieria il vario svolgimento, infatti ho letto proprio anche la rigola dove praticamente scorre l'acciaio fuso, mi sono fatto un po' di cultura prima di iniziare a scrivere. Sennò non potevo farlo diversamente. Dopo un po' approfondendo proprio nei dettagli alcune cose specifiche, alcune cose tecniche, quindi dietro c'è sempre un po' di studio, un po' di ricerca. È vero che scrivo sì di getto, però prima devo approfondire alcune cose, poi quando ho tutto dentro la testa inizio a scrivere. Tornando alla storia, praticamente nel libro c'è un personaggio che questo personaggio che poi alla fine muore, all'inizio della storia in realtà, ed è un personaggio che teoricamente poteva essere ucciso da chiunque facesse parte di quella fabbrica, perché era odiato un po' da tutti. Chi più chi meno, sì, ce l'erano tutti con questa persona. Esatto, era una persona scorbutica, una persona che trattava male le persone. Sei riuscito bene fino all'ultimo, celando la persona che poteva essere stato, o se era stato magari un incidente, quindi non lascia il dubbio fino all'ultimo se era un incidente oppure se era stata una persona. E quindi sei riuscito bene a nasconderlo fino alla fine. Normalmente io quando vedevo o leggevo i libri di Agatha Christie o vedevo i film verso la metà o poco dopo riuscivo anche un po' prima della fine a capire chi poteva essere stato. Invece qui con una cosa semplice per una cosa che poi è una sciocchezza, si capisce solo verso la fine, non si capisce fino alla fine. Era questo, esatto. È per tenere incollato apposta il lettore, anche i capitoli sono stati interrotti apposta sul più bello per vogliare il lettore andare avanti, quindi ci ho fatto apposta. Sono un po' cattivello con i miei lettori, non solo questi libri ma tanti altri pure, per lasciare un po' di suspense. Comunque diciamo che lui ci ha messo dentro proprio tutto, nel senso che oltre a queste atmosfere un po' tetre, no? questa ambientazione di questa acciaieria, di chiusi, viene descritta molto bene, ma ci hai messo dentro anche gli intrighi amorosi, insomma c'è di capita tutto che nei posti di lavoro pure ci possono essere anche storie d'amore, infatti ho conosciuto anche persone che non stavano all'interno dei luoghi di lavoro dove c'è chi ha trovato anche moglie o marito. Può succedere, perché no? Assolutamente, tu nel senso... Succedeva una volta, succede ancora oggi, ogni tanto, non quindi... Non ti sei tenuto focalizzato solo sul... No, perché assorbo tutto quello che c'è oggigiorno, quello che capita, lo esterno dentro i libri. Ci infarcisco su storie, infatti appunto, come dicevate prima dei film, infatti tempo fa, qualche mese fa, ho vinto anche un premio, che i miei libri sono stati definiti proprio da chi li legge dei film. Tu hai un'ispirazione cinematografica per sinceramente questo? No, io scrivo così di getto, dopo mi piace proprio renderlo molto realistico, prendendo spunto da fatti che capitano quotidianamente, dopo ci metto un po' di fantasia, qualche piccolo elemento horror, qualche elemento un po' anche divertente, un po' noir, in base a quello che scrivo, perché nei miei libri c'è molti generi, anche tante volte anche mescolati assieme, non è solo un genere specifico. Complimenti anche per quest'ultimo premio, no? Sì, infatti è stato qualche mese fa a Reggio Emilia, quindi è stata una bella soddisfazione che i miei libri sono stati definiti anche da chi li legge dei film. È proprio così. Bravo, certo. Andrea! Grazie! Direi bella anche la copertina, eh? Chi te l'ha fatta questa? È stato prodotto il libro da Dragonfly Edizioni da Luigi Candida, che saluto tanto se ci sta guardando, mi ha dato la copertina, mi è molto piaciuta, ho detto, visto che c'è questa mano che mi è venuta l'idea, perché non ci mettiamo anche una mano? E a tempo di record mi ha mandato pure l'aggiunta della mano. Bello. Okay. Perché come abbiamo detto prima, sì, viene trovata una mano, infatti nella copertina quando vedrete ci sarà questa mano sotto quest'alto forno, che sarà una mano mozza che purtroppo perde sangue, un po' splatterata. Giustamente. Vabbè, poi come nella vita tutto cambia e alla fine del libro... descrivi un cambiamento generazionale dell'ambiente, insomma, quindi si placa tutto, diciamo, no?
Sì, perché tanto purtroppo, nonostante tutto, quando capitano queste cose sui luoghi di lavoro, tanto anche se l'acciaieria poi verrà messa sotto sequestro, la vita deve andare avanti come se nulla fosse successo, nella totale indifferenza. Poi questa acciaieria nel tempo non ci sarà più, ritorna Jacob Wright su questa acciaieria e vedrà che sono cambiate tante cose. Quello che stavi dire, anche lui ha cambiato, non diciamo il perché. Se non racconti tutto. Va bene, allora, abbiamo la terza lettura. Prego. Un po' tipo la canzone Celentano, ragazzo di Gluck, che parte, va in città, quando ritorna non trova più la casa, ritrova i palazzi e lui invece ritrova qualcos'altro. Oggi sbagliato. Scusata. Il bello era arrivato come abbiamo detto prima. Ero davanti alla finestra, a piedi nudi. Avevo molto freddo. Fuori cadeva la pioggia, i lampi coloravano il cielo di luce. Gli stipiti della porta incorniciavano una misteriosa vasca di raccoglimento situata sotto la porta stessa. Non mi facevano vedere oltre il buio del corridoio cosa c'era. Mi sembrava di aver visto già una cosa del genere, ma non ricordavo dove. Mi avvicinavo per vedere cosa contenesse dentro, ma invano. La luce non era sufficiente per riuscire a vedere cosa contenesse. All'improvviso, il bagliore di un lampo illuminava dove non riuscivo a vedere. Dentro la vasca c'era il corpo morto di Bob Springsteen. Mi guardava. Non mi sembrava sorpreso, anzi, mi sorrideva con il suo solito ghigno e poi buio. Mi ero svegliato. Era soltanto un sogno incredibilmente reale. Avevo gli occhi arrossati, sudavo e sentivo molto freddo. Mi ero accorto di essere scoperto. Riflettevo e pensavo. Il mio cervello lavorava a una velocità incredibile. Un milione di domande vorticavano nella mia mente. Dovevo fare come mi aveva detto Connie, dimenticare e non pensarci più. Subconscio, dove sei? Eccolo, stava dormendo di nuovo. All'improvviso una voce. Jacob, svegliati. Jacob, alzati. Era giorno. Mia moglie Connie mi stava chiamando. Su, alzati, altrimenti oggi farai tardi. Mi ero vestito di fretta ed ero sceso di sotto per la colazione. Ebbene? Stai bene? Tutto bene, tesoro? No, non proprio, le avevo risposto. Capisco. Io te l'ho detto, devi dimenticare quanto accaduto ieri. Prima lo fai e meglio sarà per te. Ci proverò. Intanto mi ero alzato dalla sedia. Così, dopo aver salutato mia moglie, mi ero diretto verso la porta per recarmi alla Iron Vision Corporation. Bella giornata sarebbe stata di interrogatori per molti di noi. Ci stiamo avvicinando alla fine. Vuoi aggiungere qualcosa sul tuo libro, di cui parla? Aggiungere qualcosa? Da aggiungere qualcos'altro? No, perché tanto è stato detto tutto, sennò altrimenti rischio di spoilerare qualcosa in più, quindi meglio fermarsi così. No, magari per esempio, come hai iniziato a scrivere e perché? Sei partito da quale idea? Ho iniziato dall'idea, come abbiamo detto prima all'inizio, sì, da questi incidenti, infortuni, morti sul lavoro, così, da questi fatti che purtroppo succedono molto spesso in Italia, da questo brutto fatto, da qui. Io volevo chiedere, allora abbiamo detto che nomi sono puramente casuali, eccetera, eccetera. Ci sei tu nel libro, no? Quindi, come dicevi, c'è sempre una nota un po' autobiografica. Sempre sì, qualcosa che mi riguarda, non solo su questi, ma anche sui precedenti. Esatto. Ci sono sempre. Ma i tuoi personaggi descritti qui dentro sono molto particolarizzati. Allora mi chiedo, anche loro fanno parte della tua vita? Qualcuno che conosci oppure
proprio inventati di Sanabiate, perché hanno talmente tanti particolari. Ma alcuni sì, sono personaggi che esistono veramente. Dopo sono stati cambiati i nomi e cognomi, qualcuno hanno inventato e qualcun altro mi è stato suggerito, quindi da questa cosa qui, anche sul posto di lavoro dove sto adesso, alcuni nomi erano suggeriti, alcuni anche colleghi, c'è un proprio nome e cognome di un personaggio che si fa molto come cognome, soprattutto a un collega che esiste veramente, quindi c'è anche qualcosa di, diciamo, di vero anche dove lavoro adesso. Quindi lui fa della sua vita un successo. E dopo mi piace sì condividerlo con le persone, perché chi più chi meno, tanto ci finiscono dentro tutti. Ovviamente siete liberi di fare delle domande, se volete fare delle domande che noi non abbiamo fatto potete tranquillamente intervenire. Sì, io ti volevo chiedere, no, se non mi sono persa qualcosa nel frattempo, perché con la musica ho viaggiato con la fantasia, ti dico la sincera verità, no? Ah, grazie. E quindi non so se ho, se magari mi è sfuggito qualcosa, però tu hai detto che in questo romanzo, come nei precedenti, chiaramente, come accade penso per la maggior parte degli scrittori, c'è qualcosa di tuo, no? E in questo caso c'è una situazione che tu hai vissuto al posto di lavoro, se non ho capito male, e che qui più o meno hai elaborato, no? L'hai vissuta un po' come una terapia. Ma partendo proprio da questo, no? Da questo fatto così personale, ti volevo chiedere, quando tu scrivi libri, e in particolare stiamo parlando di questo che non ho letto chiaramente, qual è il messaggio che tu vuoi mandare? Cioè, quali sono i sentimenti, le sensazioni, oppure c'è qualcosa proprio, se mai ti sei soffermato, no? Perché sei la velocità, come si dice, cioè hai una mente, sì, una mente fervida, quindi magari a volte vivi e rappresenti quello che ti viene in mente, ma non sei lì proprio a soffermarti un attimino, no? Ma in una situazione in cui ci sei stato tu, quello che hai vissuto nella tua ditta, dove lavoravi, adesso io non so, e l'hai portato lì, in questa storia, di cui conosciamo poco. Di quello che, qual è il messaggio? Un messaggio proprio che voglio mandare, che purtroppo ci sono, quando capitano queste cose, se vedono qualcosa che non va, purtroppo anche come i macchinari, per incuriare i macchinari, che nessuno presta attenzione, proprio essere più pignoli, più severi, ci vogliono proprio regole ancora più rigide, più controlli, cose che purtroppo non ci sono. Ci devono uscire sempre i morti, devono uscire per intervenire e risolvere poi le cose. Perché non intervenire allora prima? Magari con le manutenzioni macchinari, farle quotidianamente, fare magari mensilmente, a controllare spesso i macchinari se sono così pericolosi, soprattutto come dentro un'acciaieria. Quindi cosa la legalità sulla sicurezza. Esatto, sulla sicurezza che purtroppo nei posti di lavoro oggi manca. Questo è proprio il messaggio. Il messaggio principale io penso che sia questo. L'incuria proprio stessa anche dei datori stessi di lavoro, che purtroppo non hanno un minimo di rispetto per gli operai che lavorano. Io l'ho fatto in un'acciaieria, ma può essere in ogni luogo di lavoro, in ogni dove. Sì. Perché purtroppo è la sicurezza che manca. È anche un po' una denuncia, no, in questo esatto, senso. Da quel grazie. Punto di vista sì, un libro di denuncia anche. Grazie a te. Effettivamente tu sei riuscito, complimenti, a rendere quasi proprio viva questa acciaieria, perché poi è l'acciaieria che va a modificare la vita di chi ci sta dentro, di chi ci lavora, sì, come quindi in ogni luogo di lavoro è quasi personaggio stesso l'acciaieria, no? Nel senso, esatto, come se fosse una persona che vive, che esatto. Respira, che fa tutto, come gli operai che ci lavorano dentro. Bene, noi abbiamo un'altra lettura, Domenico, sì, l'ultima. E quindi facciamo l'ultima lettura e poi facciamo i consigli dell'acquisto. Parliamo del prossimo evento. Mandiamo la pubblicità. Prego, Patrizia Marzia. Il libro ambientato nella acciaieria. Però io chiederei un applauso per questo libro. Basta il pensiero. Meritatissimo. Grazie, troppo buoni, troppo gentili. No, dicevo, il calore dell'acciaieria questa sera lo state proprio vivendo, siamo tutti lì dentro negli altiforni, perché è un calore talmente religioso, che è un caldo della Madonna. Solo stando fermi si sura questa sera. Ma no, direi che anzi. Ringraziamo che non ci sono però le zanzare. Le zanzare non ci sono. Presto! Correte! Fate presto! Venite qua all'altoforno 1!
disse urlando ad alta voce John Stick. Che succede? Disse correndo verso di lui il signor Newton. Il nastro trasportatore della ghisa fusa non funziona bene, scorre a tratti. Bisognerebbe bloccarlo subito, John. Disse Lewis, accorso sul posto. Presto, non c'è un minuto da perdere. Rispose Lewis. Denver, nel frattempo, non essendo competente in materia, decise di osservare da lontano lo svolgersi delle operazioni, pronto a intervenire in caso di necessità, essendo anche lui pratico di primo soccorso. Il nastro di scorrimento, intanto, si era spostato dalla sua sede e la ghisa fusa che usciva dall'alto forno stava cadendo nella parte inferiore del nastro, con la possibilità che, se fosse arrivato alle parti meccaniche, avrebbe danneggiato gli organi in movimento. Lo blocco a mano! Urlò Stick. No, a mano no! Rispose Lewis urlando come indemoniato. Se ci provi rischi di schiacciarti le mani nelle parti meccaniche. Vieni via! Qualcuno blocchi quel maledetto nastro! Disse Newton. A quel punto anche Denver e il signor Wilson, anche se privi di protezione, decisero di intervenire per dare il loro aiuto. E come vi possiamo aiutare? Chiesero avvicinandosi. Beh, voi state indietro, andate via, è pericoloso. Risposi, spingendoli via, mentre stavo correndo subito ad aiutare. Presto, non c'è un minuto da perdere, veloci! Urlò Stick. Nel frattempo la ghisa fusa continuava a uscire, finendo nella parte interna del nastro trasportatore, perché uscendo dalla sua sede aveva creato una rientranza tra il recipiente e il nastro. Vieni ad aiutarmi, Jacob. Disse John cercando di risolvere il problema. Senza pensarci su troppe volte, salirono su una piattaforma di acciaio a lato dell'alto forno, provando a far rientrare il nastro trasportatore nel binario con una lunga sbarra di ferro, senza pensare a sua volta che il nastro trasportatore aveva problemi. Denver e Wilson restarono inermi a osservare tutto il concitato movimento, impossibilitati nell'intervenire. Speriamo che ce la facciano. Sì, infatti, lo spero proprio. Rispose Denver. Abbiamo sbagliato il canto buco. Ci sarebbe l'ultimo pezzettino. Ma volentieri vi ascoltiamo. L'ultimissimissimissimo, l'ultimo pezzettino. Avanti si vada e morì fogato, ve la racconterò un'altra volta. Quel sabato mattina del 1 marzo 1969 alle ore 9 fu anche l'ultima volta che vidi il signor Stick dopo il suo incidente, e fu mentre ero a fare la spesa settimanale con mia moglie Connie. In quella mezz'ora che ci eravamo ritrovati a parlare insieme, eravamo andati a prendere un caffè assieme. Mi disse che 6 mesi dopo quel brutto fatto che gli era capitato, era andato anche lui a rassegnare le sue dimissioni, e mi disse che quando passò a salutare tutti quanti, non mi trovò. Alla domanda su quale lavoro stessimo facendo, mi disse sorridendo di aver trovato lavoro come centralinista. Io, anche sorridendo a lui, dissi che ora facevo lo scrittore. Avevo tante cose da dire da quando mi ero licenziato. Nel giro di un anno ero riuscito a scrivere ben 5 libri, 6 con questo in lavorazione, dove avevo preso spunto da quello che era capitato alla ditta Iron Vision Corporation. Il tutto grazie a mia moglie, la quale mi faceva mettere per iscritto ciò che avevo dentro e cosa provavo, per scrivere appunto un nuovo romanzo di prossima pubblicazione, di modo che chiunque lo leggerà, quando lo avrà tra le mani, possa sapere quello che era successo veramente fino ad oggi, però partendo come tutte le storie dall'inizio, esattamente da quando avvenne la morte di Bob Springsteen in quell'occasione. Per questo il titolo sarà Morte nell'acciaieria. Vi ho detto prima, avanti si vada, e nella nostra zona c'era un conte che si è trovato a dover tornare a casa in carrozza alla fine dell'Ottocento, e pioveva a dirotto, c'era l'alluvione,
per cui il vetturino, signor Conte, ci fermiamo qui, l'acqua sale, avanti si vada. Poi dopo una mezz'oretta, signor Conte, fermiamoci che qui l'acqua si alza, non ne fa me, avanti si vada. E morì fogato. Comunque, vorrei rimarcare il fatto che in quest'ultima lettura che ho voluto farvi, Andrea spiega proprio che il tutto è grazie alla moglie, e questo è un chiaro riferimento alla che sua vita. Esatto, come abbiamo detto prima. Non tirare fuori la tua misoginia, per favore. No, è che Andrea, facciamo un applauso ad Adele. Ha come musa ispiratrice, collaboratrice, supportatrice e anche sopportatrice. E sai come abbiamo detto, caro Andrea. Grazie. Quindi il merito è tutto di Adele. Alla fine, sì. Vieni qua, prendete gli applausi. Ma sì, che lo facciamo venire tra noi. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e così è. Non poteva essere altrimenti. Bravo Adele. Ti facciamo io un applauso. Vai Adele. Va bene, siamo alla fine. Prima di concludere sempre con te, permettimi di farmi un po' di pubblicità per venerdì. Allora, venerdì avremo uno scrittore molto noto per quanto riguarda i thriller. Un autore già di grande successo, insomma, quindi è da ascoltare. Si chiama Franco Casa di Dio e il libro si intitola L'impronta del diavolo, quindi siamo no, il diavolo c'entra, ma in parte non è... sarà con me in quell'occasione Tiziana Ferretti, che sarà anche voce recitante. Adesso concludiamo in questo modo, come normalmente concludiamo sempre. Adesso tu devi essere il promotore di te stesso, e ti faccio una domanda che facciamo sempre all'autore: perché le persone che sono presenti dovrebbero acquistare il tuo libro? Qual è la motivazione che dovrebbe spingerli ad acquistare? La motivazione, se volete appunto sapere come è morto Boris Blisting, prendendo spunto dal libro di rinuncia, è questo qui. Siete curiosi di saperlo come è morto, visto che è tutto incentrato qui? Sì o no? Sì, ma come no? Il motivo è questo. Bene. Perché è un libro che vi servirà a catturare e attirare l'attenzione, pagina dopo pagina. È meglio di un film. Bene, bene. Ovviamente lui è qui, chi vuole acquistare il libro, noi ti raccomandiamo solo una cosa: il libro deve essere personalizzato dalla tua dedica, ma ogni dedica di ogni libro deve essere diversa dall'altro. Molto volentieri, lo faccio sempre. Altrimenti non è personalizzato. No, infatti. Posso fare solo una cosa? Un saluto a tutto il popolo di Facebook, visto che sto facendo diretta, chi ci sta guardando, chi ha commentato, siamo anche diretta Facebook, sì. Perché voglio salutare tutti coloro che ci stanno seguendo. Bene. Grazie a tutti, buonasera di essere stati con noi, di essere stati così pazienti. Grazie a te Domenico, che sei sempre il motore di tutto, di questi proviamo, eventi. Senza di voi e da solo non potrei fare nulla, quindi occorre una sinergia. Ringraziare pure a te Domenico e anche a te Sonia, grazie a voi. Grazie per essere qui. Vi raccomando di venire venerdì, perché venerdì è l'ultima serata del thriller. Poi chiudiamo. Sì, è l'ultima serata del Noir, e l'autore merita veramente, come questo che abbiamo avuto questa sera. Grazie a voi di nuovo. Andrea, grazie. Complimenti. Grazie. Andrea, tu hai detto che nei libri tu scarichi anche qualche tua fobia, no? Che la metti per iscritto e quindi dicevo, Andrea ha detto che nei suoi libri a volte parla delle sue piccole fobie e così le esorcizza e le trasforma, perché vedendole scritte si crea come un transfer psicologico, no? Io dovrei scrivere un'enciclopedia sui ragni, grazie. I ragni non c'ho paura però. Io sì, da morire.